come sempre registro di mattina presto, però stamattina sono le 9. Ma chi me lo fa fare? Bentornati anche oggi sul mio canale. Oggi però per parlarvi di un dissing. Voi direte cos'è un dissing? Allora, io penso lo sappiate già, però a spiegazione ci sta sempre di questo dissing. Che vuol dire dissare? Vuol dire insultare. Spesso, diciamo, un cantante rivale attraverso una canzone e di solito questo porta poi a un nuovo dissing e così via. È un po' come facevano sui giornali negli anni 80 Sabrina Salerno e Samantha Fox. A proposito di Sabrina Salerno, in bocca al lupo. Forza Sabrina, grandissima come sempre, ti mandiamo un bacio. Quindi oggi parliamo di dissing perché? Perché c'è un dissapore, ecco, che ha colpito in pieno due artisti della musica italiana che hanno già fatto parlare di sé per svariate cose. Uno si chiama Fedez. Ma fammi indovinare, tu studi alla Marangoni. E l'altro è Tony F. Lo prendo in bocca con il filler. Parlare di questi artisti, e in particolare di Fedez, è sempre molto pericoloso, perché generalmente poi ci va di mezzo anche quello che ne parla, ecco, inesorabilmente. È già successo in un vlog precedente a questo, in cui parlavo appunto dell'autotune e di Fedez, e dove io stesso ho ricevuto veramente offese a tutto spiano, sia dalla generazione che è un po' più conservatrice, diciamo così, no? E un po' più retro, e sia da quella invece Z. La prima perché non sopporta Fedez, proprio come cosa, è una cosa proprio innata, no? Cioè, sei nato e già avevi il DNA contro Fedez. Assolutamente, e bisogna che voi vi facciate una ragione, nonostante tutto, Fedez esiste. E dall'altra ci sono i giovani della generazione Z che io difendo sempre e chi mi segue lo sa, ma probabilmente loro non lo sanno perché non seguono certo me, che cominciano a dirmi bro, non parlare bro, non dire bro. Cari ragazzi della generazione Z, non mi cadete nella rete come fanno le generazioni precedenti a voi di commentare senza sapere il contenuto delle cose. Non me lo fate anche voi. Assolutamente, la superficialità non deve essere nel vostro vocabolario come termine, dico, eh. Approfondite, guardate prima di criticare, perché non è detto che se una persona ormai brizzolata parla di musica, non è detto, ecco, che parli male della vostra musica. Prima andate a sentire quello che viene detto, grazie. Quindi, cari bro, siamo prontissimi per... No, aspetta, la rifaccio. Quindi adesso siamo pronti per scoprire cosa è successo fra Fedez e Tony F. Beneficenza alla chiesa. Ho letto l'intervista di una persona e l'ha messa giù un po' strana, nel senso che se andiamo in palestra ti faccio sentire una canzone e ti dico guarda, fammi sapere se vuoi fare una strofa, non mi sembra che sono venuto sotto casa tua a farti un... Allora, l'inizio di questa diatriba fra Fedez e Tony F è proprio martedì 17 di settembre. Tony F in pratica posta un video sul suo profilo Instagram che fa parte di una serie della nuova stagione di Red Bull 64. Quando è toccato a Tony F appunto presentare le proprie barre, è una cosa che già in precedenza è stato fatto da altri rap in questa serie, cosa succede? Che dedica le barre a Fedez. Fai beneficenza ma rimani un viscido. Le barre non ve le dirò perché sono piene proprio zeppe di parole molto forti e quindi diciamo non avrebbe alcun senso stare lì a dire un testo e non poterlo dire e metterci un sacco di suoni, non avrebbe senso. Vedi qui il sunto. Allora, in questo testo di Tony F contro Fedez si parla della Chiara Ferragni che viene trattata non proprio bene, con delle parole un po' forti, e dove appunto si dice quello che Tony F abbia fatto con la Chiara Ferragni. La spesa? No. In queste barre si parla anche della collaborazione fra Fedez e Nicki Savage che ha fatto nella nuova canzone di Fedez che si chiama DiCaprio, di cui poi parleremo anche. E si parla anche della beneficenza
di Fedez. In una foto di Tony F contro Fedez, dove lui appunto fa il dito medio, viene scritto: il cane ha miagolato, sistemati la permanente che sto arrivando, bellezza. È veramente divertentissimo. Tony F e Fedez sono stati anche amici, pensate, nella loro vita, e hanno scattato anche foto insieme durante momenti di collaborazione musicale in maniera molto felice e contenta. Però poi a un certo punto pare che Fedez abbia fatto apprezzamenti molto pesanti sulla ex fidanzata di Tony F. Tutto questo quindi ha causato questo scontro tra Tony F e Fedez da lontano, ecco, diciamo in questo modo, e lo hanno fatto chiaramente tramite barre. E Fedez ha risposto anche tramite video che, in cui parlava di questo argomento, non necessariamente barre, però probabilmente la cosa non finirà qui, anche perché Tony F, quando ha pubblicato queste barre, sono stati molti i personaggi dello spettacolo che sotto hanno commentato facendo il tifo proprio a lui, e fra questi ce n'è una in particolare molto famosa, che è la Belen Rodriguez, ma anche Rosa Chemical. In tutto questo ci si è messo anche il Nicky Savage, perché lui è stato nominato dallo stesso Tony F, dicendo che siccome Tony F aveva rifiutato di fare questa canzone insieme a Fedez, reputandola non proprio eccezionale, e ha detto: bene, hai scelto un rapper che mi ha sostituito e che comunque è veramente di serie B, ecco, è la mia brutta copia, ecco, ha detto proprio questo. Quindi anche il Nicky ha risposto, ci si è infilato anche lui ed ha detto: io mi metto queste ciabatte che sono fatte apposta per schiacciare tutti i rapper scarsi, concludendo con: non vedevo l'ora. Parlare di dissing è veramente divertente, ci sono stati tanti dissing nella storia della musica, anche internazionale fra l'altro, di grandi rapper mondiali che se ne sono dette di tutti i colori, ma ci sono dissing storici fatti da Eminem, sono tantissimi. Diciamo che di solito io non ne parlo, perché i dissing, prima cosa, sono molto complicati, sono assolutamente fuori dalla nostra cultura musicale, per nostra intendo quella della generazione X, dove appunto non c'era un grandissimo e largo uso di dissing, anche se, come vi ho detto, talvolta questo accadeva a distanza, non così velocemente, ma a distanza di parecchie settimane, tramite pagine di giornali o riviste musicali. Quindi il dissing è sempre esistito, anche se non lo chiamavamo in questo modo, ed è un modo molto divertente per seguire un certo dissenso, un certo litigio. Però in questo caso l'ho voluto fare anche perché prendo la palla al balzo per parlarvi della nuova canzone di Fedez, che si chiama DiCaprio. Non eri ancora nata, allora niente. Nei dissing non entro, perché prima non c'entro niente, io sono solo uno che ne parla, ma poi non do valutazioni, non do mie opinioni personali, perché, come dice il detto, fra moglie e marito non mettere il dito. E infatti anche in questo caso diciamo che funziona il fatto di non mettere il dito. Lo racconto, ma non mi schiero assolutamente. Io non sono DiCaprio. Semmai, ecco, un'opinione riguardo alla nuova canzone di Fedez, io invece mi sento un po' di dirla, Allora, caro Fedez, allora, di solito le tue canzoni sono poco impegnative, anche se poi il testo in realtà talvolta invece lo è, ma si nasconde questo testo in un pezzettino pop molto leggero, e quindi lo si ascolta sempre molto volentieri. Il caso di DiCaprio è invece una canzone che davvero io non ho capito come mai ti è venuto in mente di non scartarla. Non riesco a capire per quale motivo ti è venuto in mente di fare questa canzone. Non voglio fare dissing,
assolutamente io no, eh. È solo un'opinione su un pezzo di un artista che di canzoni hit ne ha scritte tante, ma questa veramente è terrificante. Mi dispiace, ma è veramente terrificante. E pare che anche Anna si sia opposta a collaborare con Fedez. Non so se è per questa canzone, ha detto di no. Questo, siamo sicure di questo. Allora, quindi, cari bro, abbiamo parlato oggi del dissing. Allora, diciamo che quando ci sono questi scontri generazionali è sempre molto divertente e talvolta può essere pericolosissimo, perché i ragazzi, ecco, della generazione Z, molto abituati a questi dissing, non solo sui dischi, ma ormai è diventata una roba di social, assolutamente sì, accettano malvolentieri che se ne parli quando si ha un'età che è pari a quella dei loro genitori. Però, cari ragazzi, dovete pensare, com'è vero che vi arrabbiate quando ci sono persone che rimangono radicate e vi continuano a dire che i Pink Floyd erano meglio di quello che ascoltate voi oggi? Ci sono però anche persone dell'età dei vostri genitori che invece seguono la musica e molte volte l'apprezzano anche, nonostante siano cresciuti magari con i Pooh. Io non sono cresciuto con i Pooh, però diciamo che, ecco, per rappresentare la generazione in questione, insomma, si può parlare di Pooh, ecco, piuttosto che dei New Trolls, ecco. Siate aperti, ecco, quello volevo dire, perché altrimenti accusate le generazioni precedenti di essere chiuse e chiudete anche voi però le porte alle vecchie generazioni. Se ci sono persone che fanno parte della generazione dei vostri genitori che vogliono parlare però di questa musica e molto spesso anche l'apprezzano, insomma, siate aperti, ecco, non giudicate solo dall'età. Io vi ringrazio anche oggi per la visione e vi aspetto alla prossima volta. Ciao da Ale. Io, se volessi fare un dissing, no, chi potrei dissare? Se ci penso, vado a vedere se c'è un canale che posso dissare e mi diverto. Aspetta,